Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del Coach. Se ancora non mi seguite, iscrivetevi al mio canale, spolliciate i video perché questo sono un segno che vi piacciono i contenuti che vado ad inserire qua sulla mia piattaforma. Chi non si è mai allenato con me, trovate sui miei siti tanti percorsi di allenamento gratuiti, potete provarli e poi se vi piace ovviamente potete addentrarvi meglio nel percorso d'allenamento. Oggi andiamo a parlare di recupero muscolare dopo IANTA, perché ho fatto il video sui quarantenni, sui cinquantenni, mi avete chiesto alcuni aspetti per cercare di migliorare il recupero. Per alcuni di voi mi hanno detto che rispetto a quando si avevano meno anni si fatica un po' di più a recuperare. Ci sta, la vita è incasinata, la vita è sempre troppo, le giornate sono sempre troppo corte, sempre troppi impegni, lavoro, famiglia, hobby, figli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma allora vediamo gli aspetti secondo me fondamentali, quattro punti che secondo me sono la base per andare a recuperare al meglio i nostri allenamenti. Abbiamo capito che allenarci è fondamentale, fondamentale per mantenerci giovani, per mantenerci in salute. Quindi secondo me, se volete recuperare al meglio i vostri allenamenti, dovete programmare tutto al meglio. Non potete tralasciare a quest'età nulla al caso. Se quando eravamo più giovani potevamo anche allenarci in maniera meno corretta, recuperare meno bene, e il nostro fisico andava perché aveva dei processi rigenerativi molto efficienti, ovviamente man mano che gli anni vanno in là dobbiamo cercare di progettare al meglio tutto quello che facciamo. Quindi in primis, importantissimo secondo me, la periodizzazione. Dobbiamo organizzare bene i nostri allenamenti, non potete ragionare su una scheda in un percorso magari annuale di allenamento, dovete già aver ben chiara la vostra periodizzazione annuale. In questo modo avrete già ben chiaro tutto quello che andrete a fare e avete la rotta ormai tracciata. Quindi importante periodizzare, andare a costruire quello che prende il nome di programmazione a lungo termine, un po' come quando io faccio le mie programmazioni annuali, le persone le acquistano e sanno che nei prossimi 10 mesi avranno un percorso da seguire, già studiato, già progettato, che va ad alternare delle fasi di carico a delle fasi di scarico. Questo ci permette di andare a ottimizzare l'allenamento, andare a mettere in atto tutti quei processi fisiologici che ci permettono di andare a supercompensare meglio quello che andiamo a fare con i nostri allenamenti. Ovviamente, secondo punto, importantissima la dieta per il recupero. Va da sé che chi adotta un'alimentazione ipocalorica, quindi andando a ridurre le calorie, faticherà di più a recuperare, quindi deve avere sempre più attenzione, se siete in una fase ipocalorica, a progettare bene la periodizzazione, dando magari un po' più di spazio alle fasi di recupero, quindi un po' più giorni di recupero, perché abbiamo meno calorie. Sappiamo che le calorie sono proprio quelle che ci permettono di andare a ottimizzare il recupero muscolare. Se invece state facendo una fase di forza, una fase di ipertrofia e avete impostato una dieta con surplus calorico, benissimo, queste calorie sono proprio quelle che ci aiuteranno e favoriranno il recupero. Importantissimo nel recupero muscolare sono i carboidrati. I carboidrati facilitano il recupero muscolare e avere comunque le giuste proteine che vanno a soddisfare il nostro fabbisogno proteico giornaliero. Importantissimo in questa fase gestire bene il sonno. Bene il sonno, bisogna dormire. Va bene se riusciamo a dormire le 8 ore, ma bastano anche 6 ore di qualità, 7 ore di qualità per avere un recupero, diciamo, notturno giusto per i nostri allenamenti. E ovviamente, 4, bisogna imparare a gestire lo stress. Dobbiamo mettere in atto tutte delle, secondo me, dei meccanismi mentali per toglierci, allontanarci quelli che scassano i maroni, tutte le rotture di palle dobbiamo toglierci, cioè dobbiamo imparare a fare questo. Ci sono persone che non lo sanno fare, però questo vi permetterà di ottimizzare tutti i punti precedenti. Quindi dobbiamo cercare di impostare tutto. Questo non significa essere menefreghista sulle cose importanti, assolutamente, però dare veramente importanza alle cose
che ci possono far bene e tante scocciature cercare di tenerle fuori dalla nostra vita. Quindi imparate a gestire lo stress, imparate in certi casi a dire di no, cercate in certi casi di essere un po' più egoisti e pensare anche a voi stessi, perché io mi accorgo che ci sono certe persone che dicono sempre sì, vogliono aiutare tutti, il mondo intero, però poi quando sta a voi che avete bisogno di qualcosa, nessuno vi dà mai una mano. Quindi voi, se ce la fate, andrete ad aiutare le persone, ma in primis cercate di gestire bene tutti questi punti, i vostri allenamenti, per cercare di essere in salute. Ricordatevi anche questo, che se siete in salute, se siete in forma, riuscirete ad aiutare più persone e tutto questo caricherà meno il vostro organismo. Quindi questi sono quattro punti secondo me fondamentali per recuperare al meglio i vostri allenamenti. Date magari qua sotto voi i suggerimenti e come sempre ci si vede qua sul canale del coach. Alla prossima, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!